Con la notte bianca e le visite teatralizzate, celebrati i 144 anni del Teatro Pirandello ad Agrigento. Una visita teatralizzata con 144 artisti, tanti quanti sono quante sono le candeline che spegne il teatro quest'anno. È un teatro segnato dalla storia, con tanti personaggi che lo hanno visitato, tra cui la Regina Margherita, a cui fu appunto intitolato nel 1881, Luigi Pirandello, a cui fu intitolato nel 1946. Una bellissima storia da condividere con i visitatori che potranno, forse per la prima volta, visitare quei luoghi che di solito non sono adibiti allo spazio del pubblico. E quindi visiteremo i camerini e degli anfratti dietro le quinte, scoprendo i mestieri di questo affascinantissimo mestiere e soprattutto il sogno del teatro che diventa dramma attraverso i suoi personaggi. Ma intanto è l'avvio della istituzionalizzazione di questa celebrazione, visto che ad aprile ricorre questo particolare anniversario. Quest'anno è il 144esimo anniversario dall'apertura al pubblico del teatro. Il nostro responsabile delle attività innovative, Marco Savatteri, ha voluto immediatamente mettersi all'opera e ha voluto ideare e curare questa celebrazione speciale, sulla quale in questo momento continuiamo a dirvi molto poco perché ci tiene il maestro a che molto sia un effetto sorpresa, punta sull'effetto sorpresa. Vi posso dire che è riuscito a coinvolgere 144 artisti, esattamente tanti quanti, né uno in più né uno in meno, sono gli anni trascorsi dalla inaugurazione del teatro. E quindi una serata speciale che è doppiamente speciale per noi perché inaugura questo rapporto di collaborazione con Marco Savatteri in questa occasione particolarissima, per cui mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno prestato la loro opera, si sono messi a disposizione senza farselo dire due volte. Un ringraziamento particolare all'Archivio di Stato nella persona della dottoressa Florio che ci ha messo a disposizione parecchio materiale, tanti reperti storici che troverete nella saletta attigua al foyer e che riguardano la prima parte della storia del nostro teatro, di quando era Teatro Regina Margherita. Beh, le emozioni sono sicuramente particolari, singolari. Io, pur avendo già lavorato 5 anni qui all'interno con le produzioni del Pirandello, con la regia di Gaetanaroni, che anche di Marco nel primo lavoro iniziale, Luna Pazza, in cui già interpretavo Pirandello. Beh, questa sera interpretavo Pirandello, ma all'interno di una pièce. Qua sono proprio l'omologo del grande autore agrigentino. No, un'emozione molto particolare, sicuramente perché pensando che si tratta appunto di una ricorrenza reale e non di una finzione scenica, l'emozione è veramente forte, cioè restituire per quel che può fare la capacità, a parte la capacità, comunque la qualità o comunque la tecnica attoriale, la grandezza di un autore come Luigi Pirandello nella sua città è veramente un fatto unico. Bella l'intuizione da parte della governance della fondazione che abbiamo assolutamente sposato in pieno e condiviso e poi il mettere anche in risalto quello che è stato da pochi giorni nominato per le attività innovative del teatro. Questa sera un Marco Savatteri che esprime la sua genialità con tutti questi artisti coinvolti, una meraviglia da esportare in tutto il mondo come il nome di Luigi Pirandello, il premio Nobel Luigi Pirandello. E quando dico in tutto il mondo non è un detto a caso perché noi abbiamo veramente le potenzialità per portare Agrigento a grandissimi livelli, grazie questo al lavoro che viene quotidianamente svolto dalla Fondazione, quindi dalle attività teatrali e non solo, che sono anche esperienza per le persone che si avvicinano anche per la prima volta al teatro, questa sera in uno scenario diverso dal solito, quindi una bellissima iniziativa che sicuramente rappresenta un importante traguardo per la capitale italiana della cultura.